l'autorità di bacino, come ogni anno, rinnova la propria convenzione, gli accordi con le associazioni che per interventi appunto di soccorso e vigilanza per la stagione estiva sul lago di Iseo. Il tutto parte da una convenzione che Regione Lombardia ha stipulato con autorità di bacino, dando appunto le risorse che permettono poi autorità di bacino di intervenire andando a stipulare accordi con le associazioni. Sono attività che generalmente vengono svolte nella stagione estiva ed è tradizione appunto che per permettere quindi ai residenti e ai turisti di avere un presidio in sicurezza sul lago di Iseo. Le tre associazioni sono la Croce Rossa Italiana, che ha la propria imbarcazione a Predore, l'Associazione Guardia Costiera Ausiliaria, che presidia Lido Nettuno a Sarnico, e dall'anno scorso si è aggiunta anche la Camunia Soccorso, che è un'associazione di volontari di protezione civile Valle Camonica Alto Sebino, che ha la propria imbarcazione a Monte Isola. Queste associazioni hanno sottoscritto appunto con autorità di bacino questa convenzione che prevede nella stagione estiva, devo dire Guardia Costiera Ausiliaria è già partita nel mese di maggio, quindi generalmente da giugno a settembre, per un totale di 120 ore cada una. Questo servizio viene svolto soprattutto nei fine settimana, il sabato e la domenica, e nelle giornate festive infrasettimanali.